Voi oggi siete qui per una ragione sacra, no? Mantenere integro il diritto inviolabile al domicilio. Esatto, soprattutto alla casa e soprattutto alle attuali procedure di repressione che investono tutti questi immobili che in Sicilia sono stati autocostruiti. Io oggi invece mi chiedo, in realtà noi quali norme abbiamo violato? Noi siamo vittime di un sistema legislativo ormai arcano. Ad oggi i comuni acquisiscono i nostri immobili e li danno in locazione. Allora io mi chiedo, questo è lecito? Oggi io vivo in un immobile che è stato abusivo, che è stato acquisito e che mi ritrovo a pagare un affitto. Allora questo immobile è diventato lecito? È diventato, come dire, regolare? Allora noi in questo caso accogliamo queste rivendicazioni che ruotano attorno ad un principio. Se queste case di fatto, diciamo, non sono accoglibili in termini di sanatoria, com'è possibile che poi i comuni, una volta requisite, le affittino, magari facendone reddito? Tra l'altro delle abitazioni che non sono sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo storico. Quindi parliamo di abitazioni che di fatto ad oggi non nuociono ad altre tutele. Oggi bisognerebbe intervenire attraverso un recupero per trovare delle soluzioni diverse, evitando in una fase storica così complicata come quella di oggi di dare ulteriori disagi in un contesto che è quello del diritto all'abitare, dell'abitare sociale, per evitare, insomma, che si creino ulteriori sperequazioni. Noi rivendichiamo l'urgenza di avere un provvedimento parlamentare che sospenda le demolizioni di 85 famiglie, delle case di 85 famiglie per le quali il Comune ha impegnato 3 milioni di euro di debiti presso la Cassa Depositi e Prestiti. Solo per 85. Immaginate se sono 8.000 case, ci vogliono ben 300 milioni di euro. Qui invece parliamo di proprietari di case, di immobili, che oggi si trovano la casa acquisita. E la cosa più importante che noi chiediamo subito, qui c'è anche l'onorevole Figuccia, chiediamo subito l'intervento, è la restituzione di questi immobili che sono stati acquisiti da parte dei comuni e altresì si chiede momentaneamente una sospensione per rivedere tutta la materia che così come non può veramente essere, come dire, possa avere un proseguo. Ci sono delle discriminanti in tutti i sensi. In particolare voglio ricordare che i comuni, che la maggior parte dei quali sono in dissesto, stanno approfittando di questa situazione. Nel senso che per coprire i loro bilanci rossi sono convinti che possono far cassa con noi abusivi.